Buongiorno a tutti. È di ieri la notizia che un 38enne è ricoverato all'ospedale di Latina, intubato, con il coronavirus. Una persona che probabilmente ha attinenza con la nostra comunità, questo ci fa capire tre cose. Primo, che colpisce anche i giovani. Secondo, che colpisce anche i giovani e forti. Sembra che questa persona sia un atleta, quindi riguarda tutti quanti noi. La terza cosa è che in questo momento probabilmente ci sono decine e decine di persone che hanno avuto contatti con questa persona, che hanno circolato inconsciamente nella nostra comunità per alcuni giorni e che probabilmente hanno fatto in modo che il virus si propagasse. Per questo è importante stare a casa, perché il virus si nutre dei nostri rapporti sociali, professionali, personali. Quindi mi rivolgo soprattutto ai più giovani che probabilmente ancora non hanno capito. Bisogna stare a casa, non bisogna vedersi dentro casa con tante persone, con i gruppi di amici, bisogna ridurre al minimo i nostri contatti sociali. Guardate, l'Italia è stata la cavia d'Europa, la Lombardia è stata la cavia d'Italia. Avete visto che in Lombardia in 10 giorni la situazione è andata fuori controllo. Siamo ancora in tempo per limitare i danni all'interno della nostra comunità e dei nostri territori. Per questo dobbiamo tutti imporci 15 giorni di quarantena, uscire solo per le cose strettamente necessarie, vedere solo le persone strettamente indispensabili e farlo mantenendo le distanze di sicurezza e le precauzioni igieniche. Questa mattina il governo, il Senato e il Parlamento farà una discussione e credo che attiverà tutta una serie di misure di protezione economica, ma in questo momento non dobbiamo pensare all'economia. Io lo so che molti di voi hanno necessità di alzare la serranda tutti i giorni, ma in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi, ai nostri genitori e ai nostri nonni. Ognuno di noi inconsapevolmente potrebbe essere colui che mette in difficoltà la propria famiglia, i propri cari, i propri affetti. Per questo siamo tutti chiamati a un senso di responsabilità maggiore, soprattutto i più giovani, soprattutto i ragazzini, quelli che pensano di essere immuni da questa storia. Nessuno di noi è immune, tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Ciao, buona giornata.